Ieri è stata una giornata importante nel Consiglio perché con 35 voti su 35, quindi la totalità del Consiglio, ha approvato il nuovo statuto. Il vecchio statuto, diciamo che ancora ci sarà per un mese ancora, era uno statuto approvato 15 anni fa, ma il problema non è semplicemente che era superato da una serie di norme di legge, eccetera. Diciamo che questo statuto si caratterizza perché si è trasformato quello che in precedenza era una sorta di super regolamento, quindi con molti dettagli, con molti aspetti regolamentari, è stato trasformato in quello che deve essere uno statuto, una sorta di carta dei principi e dei valori che deve da un lato ispirare il governo amministrativo della città e nello stesso tempo deve ispirare i rapporti fra il comune e i cittadini. È proprio cambiata l'essenza dello statuto stesso. A me piace dire che è una specie di carta costituzionale della nostra città, per cui contiene anche molti elementi identitari della stessa, appunto, di Cagliari, dell'essere cagliaritani, e però assieme a una capacità innovativa, per esempio nella partecipazione dei cittadini, davvero molto molto positiva, e di questo bisogna dare atto alla Commissione Statuto che ha lavorato con molta molta efficacia. Per cui sono stati previsti il referendum, sia quello abrogativo sia quello propositivo, consulte, assemblee di cittadini, nuove modalità anche di composizione del bilancio per essere più comprensibile, più leggibile da parte dei cittadini. È stato previsto strumenti anche di comunicazione online, quindi tramite web fra l'amministrazione e i cittadini. Insomma, un sistema davvero di partecipazione che ovviamente poi dovrà essere regolamentato con specifici regolamenti. Un'altra cosa molto importante è il concetto di autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio. Prima veniva considerato un po' il Consiglio come una sorta di semplicemente un organo del Comune. Adesso non è semplicemente un organo del Comune pur importante di indirizzo e controllo, ma innanzitutto viene riconosciuto il Consiglio in quanto espressione della rappresentatività, la massima espressione di rappresentatività dei cittadini, e in quanto tale è previsto nello Statuto che sia adottato degli strumenti di autonomia funzionale e organizzativa che gli consentano di svolgere questo ruolo. Esatto. Valorizzate nel rapporto con i cittadini strumenti di verifica dell'azione amministrativa. Non dimentichiamoci che per legge è stato eliminato il difensore civico. Bene, lo statuto cerca di supplire con strumenti di verifica, di indagine e di garanzia rispetto ai cittadini e di verifica, dicevo prima, della qualità dei servizi attraverso, appunto, strumenti consiliari, che per esempio c'è una commissione specifica permanente che deve, che ha proprio l'obiettivo di verificare la coerenza fra gli obiettivi, i risultati raggiunti e la qualità dei servizi ai cittadini. È stato significativo il fatto che c'è stata una totalità, neanche la maggioranza o la totalità del Consiglio, che si sia riconosciuto in questo nuovo statuto. Io mi auguro che tutti i cagliaritani ci si riconoscono. Ci spetta il compito importantissimo di fare i regolamenti che rendano questi principi, diciamo, fatti operativi. L'attività della Commissione Statuto e Regolamenti si è incentrata nell'ultimo anno soprattutto nella revisione dello Statuto. La Commissione da me presieduta è l'unica presieduta da un componente dell'opposizione, e in questa attività io ho cercato di rappresentare tutto il Consiglio, tutte le forze, nel senso che l'obiettivo comune era quella di fare in modo che la norma fondamentale che regola la vita dei cittadini cagliaritani fosse comprensibile, chiara e attuale. E diciamo che noi abbiamo lavorato in queste tre direzioni: tanto cercare di rendere lo statuto comprensibile a tutti,
togliere i linguaggi burocratici e fare in modo che ogni cittadino possa capire qual è il senso di quello che va a leggere, rendere più snello e poi ovviamente adeguarlo anche alle normative nel frattempo intervenute. Devo dire che abbiamo cercato di fare non solo un lavoro di rilettura e di adeguamento normativo, su cui peraltro abbiamo avuto anche il supporto da parte degli uffici comunali, ma abbiamo cercato anche di introdurre delle novità che vogliono essere anche dei segnali di come il Consiglio Comunale non è chiuso in se stesso ma è aperto verso la città. Vorrei ricordare ad esempio l'articolo nel quale noi concediamo la cittadinanza onoraria ai bambini stranieri, figli di genitori stranieri ma nati in Italia e figli di genitori che risiedono nella città di Cagliari. È chiaramente una cittadinanza, un atto simbolico ma molto significativo di come la città si apre verso il nuovo. Le forme di partecipazione, anche queste sono un elemento molto importante. Attraverso le forme di partecipazione i cittadini possono proporre dei referendum consultivi, possono proporre dei referendum abrogativi e possono far avere anche delle istanze, delle petizioni, per cui ecco anche le decisioni che il Consiglio Comunale prende attraverso il bilancio, attraverso le varie mozioni, attraverso le varie delibere, possono nascere anche da istanze dei cittadini che possono dire al Consiglio Comunale degli argomenti su cui vale la pena di rivedere le proprie decisioni o di avere una maggiore attenzione laddove questa non vi sia. È stato un lavoro lungo e laborioso perché rivedere uno statuto non è una cosa che si fa in 2 settimane o in 2 mesi, ma è stato un buon traguardo. È stato approvato all'unanimità sia in commissione che poi anche ieri in consiglio comunale. Raggiungere l'unanimità non è un traguardo che si raggiunge tutti i giorni, ma quando c'è condivisione è possibile.